Il treno che fra pochi giorni avrebbe dovuto riportare gli studenti toscani ad Auschwitz quest'anno non partirà a causa emergenza sanitaria, ma partirà un treno della memoria virtuale. La Toscana ha organizzato per il 27 gennaio, giorno della memoria, un evento online per non dimenticare la deportazione nei campi di concentramento tedeschi e le violenze nazifasciste. Vogliamo che questo appuntamento, così come è stato anche il meeting dei diritti umani, veda davvero una larga partecipazione di tante ragazze e tanti ragazzi, perché pensiamo che coltivare, tutelare la memoria, promuovere la memoria sia davvero l'anticorpo, per dirla usando anche il linguaggio di questo momento che stiamo affrontando, l'anticorpo più importante, più potente che abbiamo contro anche i pericolosi rigurgiti nazifascisti a cui si assiste nel nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo. Il treno della memoria virtuale partirà alle 9:30 con un collegamento in streaming dal Teatro della Compagnia di Firenze con tutte le scuole della Toscana. Inizierà con la musica, gli interventi sul palco, le voci dei testimoni e dei sopravvissuti, Vera Vigevani Jarak, Kitty Brown e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. Poi un video che ripercorrerà le tappe del treno della memoria, un viaggio preparato con lezioni di approfondimento in estate con i professori e poi in classe con ragazze e ragazzi. Quest'anno, ecco, questo è un lato, no, positivo, si fa per dire, ma insomma, avendo fatto una summer school che invece una settimana è durata 3 mesi, c'è un materiale importante, è stato fatto per 250 insegnanti, poi in realtà andrà in streaming a tutta la regione, quindi tutti gli studenti e tutti gli insegnanti che vorranno lo potranno vedere, così come potranno vedere anche il treno virtuale. Durante l'evento saranno presentati anche i lavori realizzati dagli studenti delle scuole superiori toscane.